un tempio del sapere, ma anche un polo didattico che formerà studenti dai 3 ai 14 anni. Con queste prerogative, sabato alle 15.30 sarà presentato l'Istituto Virgo Lauretana, una realtà scolastica che prosegue il percorso avviato in via Parini a Grottammare dalla Scuola del Rosario. Da settembre il plesso di zona Scolani cambierà nome e gestione, grazie ad un gruppo di soci fondatori con al timone il professor Giuseppe Di Gimignani, già preside dell'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli di Bergamo e del Liceo Scientifico Paritario d'Annunzio. Le linee guida sono essenzialmente alcuni obiettivi fondamentali che la scuola, comunque tutta la scuola italiana, dovrebbe avere: la scelta dei docenti e quindi la formazione della squadra che deve essere all'altezza della situazione, docenti che veramente per i ragazzi non siano soltanto distributori di nozioni ma qualcosa di più, è un modello di vita, deve essere per il ragazzo l'insegnante. Quindi quello che lo è stato per me, ricordo i miei anni dalla mia scuola elementare, il mio maestro era un esempio da seguire, e così deve essere l'insegnante oggi. Molte volte questo non accade nella scuola e quindi questo è brutto, questo è uno dei primi obiettivi. E poi quindi, così facendo, si realizza anche il secondo obiettivo, che è quello di avere degli alunni veramente in una comunità educante, cioè insieme alle famiglie. Proprio le famiglie devono ritrovare la fiducia nelle istituzioni. I soci fondatori dell'istituto, oltre allo stesso Di Gimignani, sono Federico Sepe, Franco Clementoni, Angelo Moscardelli, Silvio Orsini, Leonardo Pantoli, Fernando Rosati, Cristina Scacco e Sabrina Sepe. Al timone della nuova scuola ci sarà Mario Gabrielli, già preside in altre importanti realtà. Ho accettato di dare la mia collaborazione perché ho visto che si tratta di una realtà completamente nuova, estremamente valida. La direzione e la regola che mi ero dato già nella scuola statale sarà improntata soprattutto alla collaborazione, stimolare la collaborazione e l'impegno di tutti gli insegnanti, ma in maniera particolare curare la relazione con i genitori. 3 al momento i livelli di istruzione: la scuola dell'infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado. Per usare la vecchia terminologia, asilo, scuole elementari e medie, ma in futuro si punta più in alto. Avremo una scuola primaria dall'asilo alla scuola elementare, la scuola media e in seguito anche un istituto superiore, e poi si potrà parlare anche di una facoltà universitaria. Abbiamo preso dei contatti anche con Urbino, vediamo quello che si potrà fare, cioè vorremmo fare qualcosa di veramente serio, tranquillo, per dare a questi genitori quello che magari è mancato nell'ultimo periodo, specialmente nell'ultimo anno, quando un'altra società sembra che avesse preso in mano la situazione e poi alla fine si è tirata indietro, non si sa per quale motivo. L'offerta didattica prevede l'insegnamento di discipline fondamentali quali inglese ed informatica, ma anche l'introduzione di materie come teatro, canto, dizione. Per saperne di più, l'appuntamento è per sabato alle 15.30 con ospite d'onore in videoconferenza il colonnello Mario Giuliacci.